Anche quest'anno è arrivata. Di che? L'allergia. Ma perché sono malato? Tutti mi tormentano. Signora, è arrivata la nuova stagione. Ora arrivano i primi sintomi. I sintomi di cosa? Lei soffre di allergie? Sì. Negli ultimi 2-3 anni. No, niente. Sanissimo. Ma siamo tutti allergici. Niente. Nemmeno niente, nemmeno all'allergia agli acari. Niente, zero, davvero. Ce l'hanno tutti, allergia agli acari ce l'hanno tutti. Niente, davvero niente, Roy. Ma che, io poi il vaccino ai vecchi, so che è meglio fatto, che sono a posto. Che siete allergici a qualche cosa? A lei. A me? Sì. Addirittura? Addirittura. No, tosse, raffreddore. Allora niente, salute. Prima di tutto con un bambino piccolo, quello che non si prende noi ce lo porta lui da scuola, quindi come prevenzione non faccio niente di particolare. Allora, per la prevenzione ti regalo un fazzoletto, è pulito, è pulitissimo, te lo regalo. Questo è molto utile. Ma questo è per dopo, non per prima. L'inquinamento è una delle cause della sua allergia, certo, anche, quindi certo, dell'allergia comune. Ovviamente, penso che l'organismo non si difenda più e quindi scoppiano raffreddori, mal di gola che prima non. Ha qualche allergia in particolare, polline o? Non ho fatto i test perché il dottore dice tanto quando l'aveva saputo è inutile. Allora. Non è allergica a niente? No. Davvero? Sì, perché? Quindi niente raffreddori, niente. No. Colpi di tosse. No, bene. Perché mi stai augurando di dire. No, assolutamente, anzi, guarda, anche io per prevenire gli lascio un fazzoletto, è pulitissimo. Sì. Tante volte poi potrebbe servire. Va bene? Allergico a qualche cosa? No. No, perché? Al polline, niente. No. Allora, nel caso fosse allergica, io gli regalo questo. No? Non lo vuole? Non è allergica? No, perché no, guarda. Signora, è allergica a qualche cosa? È sempre in mezzo a questi tessuti. In che sì. senso allergica? Non so, polline, sì. Colpi di tosse, no. Raffreddore. No. Allora io le posso regalare un fazzoletto? Sì, grazie. E quindi non gli posso nemmeno regalare il fazzoletto. Ma che ce l'ho fazzoletto? Per prevenire, tante volte qualche che. Lei ha il fazzoletto e gli ho regalato. Ma qui, ah, allora ce l'ha. Stai tranquillo.